Buongiorno raga, stamani sono venuto in un posto meraviglioso, guardate là dietro di me, sono adesso più o meno a Campo all'Orzo, alle pendici del Trana, del Matanna e di là c'è il Monte Piglione. Allora, stamani giretto un po' diverso, all mountain, non discese e basta. Ho fatto il CAI 101 da Passo Lucese, sono venuto su, più o meno da Valpromaro ci ho messo un'oretta e un quarto con le bike. Ho fatto più o meno tutto in EMTB perché sono cotto dalla settimana. Adesso andrò sul Monte Piglione e andrò a cercare e a fare il sentiero dell'indiano, che è tantissimo che lo voglio fare e aspettavo le condizioni giuste. Oggi è meraviglioso e vi porto questo contenuto perché deve essere una bellissima discesa e comunque un bellissimo giro all mountain, veramente spettacolo stamani. Andiamo giù, ora vi faccio vedere un pezzettino prima fino al Monte Piglione. Di discesina tecnica, molto tecnica. Qui ci siamo inchiodati un po', ok giù qui, ok, diciamo che si è scavato parecchio dall'ultima volta, che era quasi 2 anni fa, forse di più, che sono venuto. Le condizioni cambiano, dei percorsi, quindi sempre questi giri qui ovviamente bisogna farli nelle condizioni giuste e soprattutto piano piano, a modino, senza furie, stando sempre bene all'occhio, lasciandoci sempre un bel po' di margine. E come siamo messi, non si può passare di qui, si tocca dappertutto, è bello tecnico, raga. Sono in cima al Monte Piglione, no, perché è lassù, ma questo qui è proprio il Monte Piglione, lassù c'è la croce. Io sono sul collettino prima, ma guardate che spettacolo, è una cosa incredibile. Laggiù si vede tutto l'Erici, tutto bellissimo. Addirittura vedo le Alpi con la neve. Mamma mia, le Alpi francesi. Nonostante non sia purissimo il basso, ma in alto è tutto bello pulito. Vedo la Corsica. Ma che bello. Questo è veramente, quando si dice, un giro epico. Vai, parte tutto il traverso del Piglione. Faccio tutto il traverso là e poi andrò a scendere al sentiero dell'indiano. Vai. Guardate che spettacolo! Qui va tenuto il baricentro un pochino più basso perché la pendenza è tanta. Ora si arriva in vetta a Monte Piglione Sud. Ragazzi, è tosta questo percorso di oggi, molto portage,
e molte cose tecniche. Guardate che spettacolo! Bello! Mamma mia! E qui un altro pochino di portage, dai che ci siamo quasi, questa sembrerebbe fattibile. Dai che ci si fa che siamo su. Eccoci, arrivati. Ah, spettacolo, spettacolo puro, wow, mamma mia, bellissimo, veramente stupendo. Ah, tosta, ma ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Wow, vi consiglio tutti, anche a piedi, veniteci, è veramente mozzafiato. Si riparte di qui. E qui è vietato fare errori. Dritto qui, Ok, ci siamo. Ragazzi, non sembra, ma è veramente ritta la faccenda. Però bella, è uno spettacolo. I freni li mettiamo a dura prova, c'è da andare pianino pianino. Qui è un traverso molto esposto. Piedino fuori, pianino, che spettacolo! Questa sì che è l'avventura e la bellezza della mountain bike. Iniziamo qui che i rami ci possono buttare fuori. Qui c'è gente. Ciao, buongiorno. Grazie. Sì. Che spettacolo di posti.
che spettacolo di posti. Qui com'è stranato il di tutto. Strettina. Oh. Che bello qui, cazzo. E si va. Che spettacolo. Che spettacolo. Ora sì che ci si inizia a divertire, eh? Che c'è un po' di discesa. E giù. Qui, un po' di salitina, leggera, sali e scendi, ok, no, ma guarda che posti, Minchios. Spettacolo qui. Vediamo un po'. Qui, di qua. Così. Bello. Che bello. Mamma mia che posti. Che discesa che è questa qui. Ne vale tutta la pena. Ragazzi, è uno spettacolo. Qui vediamo di impiantarsi nell'albero, ok. Freni ragazzi incandescenti, e non posso andare tanto via perché non conosco il percorso, quindi devo stare all'occhio. Allora, tutta
la vera discesa dovrebbe iniziare ora. Qui pulito per ora, mi sembra alquanto pulito. Che c'è qui? Sentiero dell'indiano. Questo che mi sa che tanto pulito non sarà. Attention, aïe. Non siamo più nella natura nuda e cruda. Alberi caduti. Non è proprio solo discesa, via! È bello anche pedalato, via! Bellissimo! Mani proprio col monte in puro! Bello! Che bello poter venire in questi posti qui! Come siamo fortunati! Sinistra di qua. Foliage. E giù di qui. Bello! Sti ripidotti qui. Passaggetti tecnici belli, uguale anche qui, vai, spettacolo, sì, un po' di chicane, sì. Questo
bello anche questo passaggio qui, mamma mia, in mezzo alle rocce tutto bellissimo. Comunque per ora anche veramente tenuto bene, ovviamente qualche ramo non è che ci possono passare tutti i giorni a pulirlo qui, però veramente tenuto bene, tanta tanta roba. Sentiero dell'indiano, ragazzi, capo indiano, sentiero dell'indiano, infatti tutti e tre poi vi dirò esattamente, magari ve lo scrivo in vari segmenti. Ehi, che spettacolo, è bellissimo ragazzi, è bellissimo, ma che droppotto, e com'è, oh, qui c'è del trial, qui c'è del trial. E un sasso nel piede. Aspetta, 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 vai, si riparte. Oh, oh, oh. Ragazzi, qui c'è del tecnico. Oddio, mi si è chiusa. Oh, foliage, ragazzi, non perdona tante volte. Ah, allora, mettiamoci in assetto. Assettiamoci. Sì, aveva ragione, c'era il tecnico. Il ragazzo con contrato sul piglione. Molto tecnico qui. Ma bello. Oh, oh. Insidie in ogni dove, insidie in ogni dove. Insidie in ogni dove. Non si sa a volte proprio dove mette le ruote. Con le foglie poi mi scivola che è una meraviglia. Stancante, la faccendina. Oh, quello che segno. Poi veramente, ecco, la parte bassa qui è già più sporchetta, in un altro di foglie. Ok, che poi vabbè, si arriva più o meno uguale, però bello, ecco, quindi mi sa che ci riabbiamo un altro problemino.
E lì, minchia, e questo come la giro? Cazzo, questo è veramente un problema. Fatto a tempo a era tutto pulito, mamma mia, quarto d'ora mi ci è voluto a passare a sto punto. Oddio, via. Il sentiero però è bello, purtroppo il maltempo fa i danni, ma quello non è colpa di nessuno. Qui anche bello cotto. E siamo già su una strada easy. Si fa un po' di stupidaggini. I freni non ne possono più. Con valle. Arrivati in fondo all'Indiano, ragazzi, stamattina giro epico. Qui che è? E dove va? Dove ci porterà? Dietro la chiesa di Convalle, penso. C'è la fontana. Funzionerà? Non funziona. Bene. Ragazzi, con dietro la fontana, l'unica fontana che trovo su Monti che non funziona, e dietro questa chiesa bellissima abbandonata, vi saluto. Il giro è stato splendido, veramente epico, da fare non tanto spesso perché è tosto, però bello da fare, veramente veramente bello da fare. E ovviamente in fondo qui purtroppo i sentieri sono un po' maciullati dal maltempo, però diciamo che si fa tutto il giro, si fa, e a parte l'ultimo proprio pezzo che c'era tre alberi di seguito caduti, il resto è tutto stato tutto bellissimo, un panorama della Madonna e bello bello bello. Raga, io vi saluto, vi auguro buona raidata a tutti come sempre e alla prossima. Ciao ciao.